Ma in realtà è il contrario. Arriviamo lì dopo aver fatto per anni il Tarantella Festival, che è proprio il festival della nostra musica autoctona. Crescendo siamo riusciti a partecipare anche al festival e a tournée all'estero, come per esempio il mese passato in Germania, finanziati dal Ministero degli Esteri. Domanda: questo progetto musicale che avete portato avanti per 16 anni, come è nato? Risponde Caruso. È nato dalla necessità di una comunità di trovarsi intorno ad un tipo di musica, quella folk, che non ha confini, ma che veniva emarginata come musica non commerciale, come musica dei poveri oppressi. Oggi, invece, è diverso il Cavo Tarantella Festival, è divenuto famoso anche molto ai confini della nostra Calabria. Il festival viene solitamente programmato durante l'ultima decade di agosto. E oltre ai numerosi partecipanti internazionali, abbiamo anche una grossa affluenza di turisti dall'Italia e dall'estero, e questo mi fa onore. Domanda: noi possiamo dare il nostro contributo come FAIS e aprirvi anche i nostri contatti? Caruso risponde: certo, la cosa ci interessa molto, ma vorremmo non fermarci qui. Noi organizziamo anche il Festival Jazz, che ha visto la partecipazione di artisti internazionali. Il Festival Jazz, che da oltre 30 anni, durante l'estate, ospita a Roccella Ionica, un importante festival della musica jazz, Rumori Mediterranei, il cui cartellone ha nome artisti di fama mondiale. Dal 2007 i concerti del festival si tengono anche in altri comuni, nelle vicinanze, ma Roccella rimane la sede storica e principale. Quindi gli operatori culturali, a fianco a quelli economici della provincia, ma direi di tutta la regione Calabria, cercano di fare